fai, è fondamentale essere competitivi. E questa è la grande sfida che l'industria italiana, così come un po' tutta l'industria europea, si è trovata di fronte in questi anni e continua a trovarsi di fronte per i prossimi, in un momento di gravissima difficoltà, come è stato accennato, ma come ricordo ha sottolineato il Presidente Bonomi nell'incontro che abbiamo avuto a Roma. È un momento di grave difficoltà perché sostanzialmente a seguito delle tensioni geopolitiche dovute alla guerra in Ucraina, alle conseguenze anche di scelte fatte a livello europeo come le sanzioni, abbiamo avuto una rivoluzione soprattutto nella sostenibilità dei costi di produzione, i costi dell'energia, i costi delle materie prime sono esplosi e tuttora, nonostante ci sia un contenimento, si è creata una situazione per la quale la nostra industria, l'industria europea in generale, quindi anche la nostra, soffre un gap di competitività rispetto a quella principalmente statunitense, non solo a causa di questi aumenti, di queste situazioni, ma anche a causa della differente sostegno da parte degli investimenti pubblici nazionali europei che non sono affatto sufficienti, mentre negli Stati Uniti sappiamo come il governo abbia fatto un piano gigantesco di sostegno alle imprese che noi stentiamo a compensare da parte nostra. E la risposta europea è, a mio avviso, e l'abbiamo detto tante volte, del tutto inadeguata, perché la direzione della transizione verde con questa orgia ideologica sul ricorso quasi esclusivo alle energie rinnovabili e la demonizzazione dell'energia fossile non ha saputo trovare una sbocco, una soluzione virtuosa, che è l'unica ormai a detta di tutti possibile, che è quella di riprendere il percorso per l'energia nucleare. Perché nella consapevolezza che il fabbisogno energetico del nostro continente, ma di tutto il mondo, non potrà altro che crescere nei prossimi anni con il gigantesco sviluppo che si vede nei paesi emergenti, ma anche nei nostri, è fondamentale avere una disponibilità di energia sufficiente, e senza un progetto e un piano di investimenti solido, concreto, per ricominciare a avere anche noi le nostre centrali nucleari non potremo assolutamente pensare di raggiungere questa indipendenza energetica in tempi minimamente utili. Per quanto riguarda alcuni territori come il nostro, parlo della Sicilia, delle isole, sarebbe anche fondamentale poter ricominciare a investire sul gas naturale e anche sulla nostra rete di rifiuti. Anche i rifiuti possono essere trasformati in energia e sono ben contenta che questa regione stia lavorando, investendo in questa direzione. E è stato detto quanto sia importante per sostenere l'industria che vengano finanziate adeguatamente e valorizzate le infrastrutture strategiche, senz'altro tutto ciò che è i trasporti, a cominciare dal nostro progetto per il ponte sullo stretto, che tutti speriamo sia la volta buona di poter vedere realizzato, ma anche le infrastrutture idriche che sono ormai un capitolo necessario. Ho già sforato il tempo? Continuo, cerco di essere più sintetica. Dicevo, purtroppo ci sono tanti vincoli a livello europeo che ingessano un po' questo tipo di aiuti che noi possiamo avere, come il vincolo degli aiuti di Stato, come il vincolo alla impossibilità di fare un debito comune che è scritto nei trattati. E in questo senso sono d'accordo sulla necessità di riformare i trattati, sono un po' meno d'accordo sulla sono un po' meno entusiasta verso l'idea di rinunciare al diritto di veto, perché è bellissimo prendere delle decisioni di maggioranza quando si fa parte di quella maggioranza, ma quando si subiscono perché si è minoranza è meno bello non avere il diritto di veto. E io non so se con l'allargamento ad est dell'Unione Europea per noi sarebbe più un beneficio che un danno avere questo tipo di riforma e di modifica. Chiudo semplicemente dicendo che la cosa che mi auguro di più per il prossimo futuro, e spero di poter contribuire a questo come eurodeputato, è riportare in Europa la stabilità geopolitica, perché credo che siamo tutti d'accordo che non ci può essere un terreno favorevole agli investimenti, allo sviluppo, alla crescita, se non c'è una stabilità economica, e quindi bisogna fermare le tensioni geopolitiche, le guerre, riprendere
percorso della diplomazia e capire che la transizione ad una economia di guerra, di cui ci si parla molto spesso, non credo che abbia più benefici che costi per la nostra impresa. Spero di poter continuare dopo con il secondo round. Grazie.